che ci sia verità soprattutto e chiarezza soprattutto, e che i risparmiatori possono avere addietro, indietro, tutto quello che hanno. Cosa direbbe a Zonin lei? Alla prossima, arrivederci. L'ex presidente Gianni Zonin non si è presentato alle audizioni della commissione parlamentare guidata da Pier Ferdinando Casini per essere ascoltato, ma domani in tribunale a Vicenza potrebbe arrivare, in quell'aula dove lo attendono centinaia di risparmiatori, tutte le associazioni di consumatori riunite, ognuna con la sua strategia per l'udienza preliminare del processo dopo il crack della Popolare. I capi d'accusa, i manager e a chi doveva sorvegliare sono una lunga lista, dall'aggiottaggio all'ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. Ha rovinato un sacco di utenti, di persone, di cittadini. Mi sembra che per onestà dovrebbe almeno presentarsi a dire la sua versione dei fatti, ma dirla di suo, con la sua voce. Secondo lei i risparmiatori riusciranno ad ottenere qualcosa? C'è speranza? Secondo me sì, c'è un po' di speranza. Io non mi avrei neanche il coraggio di guardarmi allo specchio, veramente. La mattina quando mi alzerei mi guarderei negli occhi e direi: sì, ho tanti soldi, ma sono un... e poi dico basta, chiudo. C'è speranza per i risparmiatori, secondo lei, non adesso? Credo, abitiamo una... cioè, la nostra giustizia non funziona, ma quando mai? Otterranno giustizia? Che giustizia, ma quale giustizia? Viabilità modificata domani per accedere al tribunale, potenziate le misure di sicurezza, tante le speranze delle migliaia di ex risparmiatori che domani si costituiranno parte civile, ma tutto potrebbe anche risolversi in un banalissimo rinvio.